Anna, ci sei? Mi Sì, senti? eccoti, ti sento finalmente. Buongiorno, come stai? Benvenuto. Buongiorno a tutti i collaboratori della redazione, grazie per questo invito, è sempre un piacere, ecco, intanto sentire te, ecco, ti ringrazio per l'invito perché parli sempre in ogni caso di cucina, quello che mastichiamo tutti i giorni nella quotidianità. Sì, esatto. Grazie a te per aver accettato. Seconda volta, fra l'altro, sei stato ospite anche di RTM quest'estate quando eravamo in Piazza Mediterranea a Marina di Modica. Purtroppo adesso solo in videocollegamento. Massimo, mi passi il video? Che io non lo vedo. Ecco, eccoti qua, adesso ti vedo finalmente. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno Allora, questo istituto alberghiero che fa davvero svolge un ruolo importantissimo nella preparazione dei futuri cuochi, perché l'alimentazione sappiamo quanto sia indispensabile per il nostro organismo e come dicevo prima ai nostri amici radioascoltatori, è fondamentale la formazione, perché il cuoco è una professione importante che ha a che fare con l'alimentazione e quindi la salute poi del cliente. E voi in questo ci pensate alla grande, con tanti progetti che purtroppo adesso, causa Covid, diciamo, sono fermi, ma ne avete fatti tantissimo in passato. Sì, ma nel caso hai detto bene, Anna, perché abbiamo una grossa responsabilità per quanto riguarda, ecco, l'alimentazione, il cibo verso le persone, verso i clienti. E dunque questa grossa responsabilità, io credo che siamo paragonabili, tra virgolette, come medici, no? Una grossa responsabilità. Esatto. E per avere questa grossa responsabilità è chiaro che mettiamo in gioco delle conoscenze, delle competenze. E dunque, ragazzi, devono avere dei target, degli obiettivi al fine, ecco, del percorso degli studi, con appunto delle conoscenze e competenze culinarie, dai sistemi di cottura alla conoscenza degli alimenti. Oggigiorno Esatto. è importante avere queste conoscenze, e non solo, l'aumento anche delle malattie alimentari fa sì che un ragazzo deve avere appunto tantissime conoscenze e competenze. E, Esatto. dunque, ben vengono anche, come dicevi prima tu, questi progetti per ampliare anche l'offerta ai ragazzi e anche l'opportunità nel mondo del lavoro. La cucina vegana, no? Sì. E altri stili alimentari, quella vegetariana, ce ne sono tantissimi. E anche le conoscenze delle intolleranze, no? Sì. Dunque, questo fa sì di ampliare un'offerta a 360 gradi, che sono i nostri ragazzi, per entrare nel mondo del lavoro. Dunque, diciamo che la ristorazione nel nostro mondo ha una sua importanza, una sua responsabilità. Certo, io sono stata stupita positivamente dall'Istituto Principi Grimaldi proprio per l'apertura che ha nei confronti cioè, e dell'estrema innovazione che porta all'interno della scuola. Quindi se dovessi consigliare, io che ho fatto il liceo classico, se dovessi consigliare a qualcuno che ha la passione per la cucina, sicuramente consiglierei, come fra l'altro sto facendo adesso io, di seguire e poi fornisce diversi percorsi, no? Per la sala, la cucina, l'accoglienza alberghiera. Quindi è davvero uno studente, una studentessa esce con una professione in mano. Sì, ecco, appunto, poi il discorso della scuola, il principio Grimaldi ha raggiunto tantissimi obiettivi in questi ultimi anni, addirittura per 2 anni consecutivi è stata appunto conclamata dalla Fondazione Agnelli come prima scuola siciliana per quanto riguarda l'occupazione, si attesta all'incirca l'82%. Dunque veramente può dare ai ragazzi una grossa opportunità professionale dopo gli studi, e poi in questi anni la scuola veramente si è spesa tantissimo per quanto riguarda appunto eventi di qualsiasi genere, sia
nazionali che internazionali, tranne gli altri circuiti di Erasmus e tante manifestazioni. E dunque, forse quest'ultima parte magari ci manca perché siamo ai tempi del Covid, no? Quello che stiamo facendo in questo momento a scuola è con diciamo, con la sicurezza Covid, stiamo attuando tutto il protocollo possibile con la sicurezza Covid, ma i ragazzi stanno facendo in ogni caso laboratorio. Certo. Abbiamo tutta questa possibilità di questi laboratori, degli spazi, e cerchiamo nel caso di continuare anche in questo periodo. Comunque io avevo visto anche durante il primo periodo di chiusura, un anno fa, che i tuoi ragazzi avevano comunque da casa realizzato dei piatti. Quindi c'è, cioè, la passione dei ragazzi, ma soprattutto il talento poi dei professori nel trasmettere questa passione. Perché se non hai un professore bravo che ti fa appassionare alla materia e che ti trasmette le nozioni giuste, poi insomma diciamo che puoi essere appassionato quanto vuoi, però l'ingrediente, parlando di cucina, l'ingrediente principale, l'ingrediente base è appunto quello del docente. Grazie. Poi nel caso ci sono anche tanti corsi che potrebbero riattivarsi di nuovo. Un corso è quello, avevo iniziato con te, con tanta gioia, ecco. Sì. Sicuramente ci sarà, l'opportunità di reiniziare anche questi progetti molto importanti per i ragazzi. Un progetto ad esempio sulla cucina vegana, interessante appunto per la formazione dei ragazzi, e come altri corsi come il gluten free, no? Esatto. Altri corsi, veramente la scuola è aperta a 360 gradi sul mondo della culinaria, ecco, su tutto quello che succede, soprattutto nel nostro territorio, è molto molto sensibile e flessibile su tutto quello che può accadere. È vero, poi io che ho avuto modo di visitare l'istituto davvero all'avanguardia, ecco, è un piacere poter stare lì. Giovanni, che dire? Quindi sperando che finisca questo periodo a causa di chiusura, a causa del Covid, che voi possiate andare, siete stati anche all'estero in passato, in Svezia, dove siete stati? Siamo stati in Belgio, a Bruxelles, A abbiamo, Bruxelles, ecco. siamo arrivati finalisti in un progetto per quanto riguarda Health Food, un settore dell'Unione Europea, dove prevedeva appunto un oggetto degli scarti alimentari, e i ragazzi di anni fa hanno ottenuto questa finale prestigiosa lì a Bruxelles. Dunque, se non ti ricordi, per i ricordi dei ragazzi indelebili, no? Nel tempo, che possono poi anche sfruttare anche nel mondo del lavoro, perché è stata una formazione a tutti gli effetti. Siamo Certamente. stati anche in Portogallo, la Portogallo a Parma, abbiamo preso un primo posto per quanto riguarda il progetto sulla cucina in Europa, abbiamo questo titolo europeo, tra virgolette, acquisito nel 2017, perché delle esperienze che i ragazzi appunto poi possono anche spendere nel mondo del lavoro, oltre ad avere un'esperienza personale. Certamente, certamente, ma poi anche come partecipano per il Chocomodica Festival, insomma, quindi sperando di tornare alla normalità per poter riprendere con tutte le attività che appunto l'Istituto Principi Grimaldi porta avanti e sono fondamentali poi per costituire il background culturale dello studente e della studentessa. Giovanni, guarda, io ti ringrazio, è sempre un piacere averti mio ospite. E porta i saluti dei nostri al dirigente scolastico, a tutti i colleghi. E ci vediamo, ci sentiamo comunque presto per altri motivi non legati alla radio. Grazie Anna, complimenti a te e al tuo staff per il bellissimo lavoro che fate tutti i giorni, soprattutto a voi. Complimenti a voi. Perfetto, un bacione Giovanni, felice fine settimana e buona festa del papà. Ah, grazie. Ciao Giovanni, ciao, diretta linea alla regia, torniamo in musica.